Buongiorno ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video finalmente e devo ammettere che sono parecchio agitata perché questo sarà un video molto particolare e speciale per me. Vi ho in realtà già dato l'annuncio su Instagram, quindi se mi seguite lì sapete già di cosa sto parlando, ma in questi mesi è successo qualcosa. Ebbene sì, sono in dolce attesa ormai da diversi mesi, io e Ste aspettiamo un bambino o una bambina perché ancora non lo sappiamo e non vedevo l'ora di condividerlo anche con voi. Abbiamo preferito tenere questo segreto per un po' di tempo, di custodire questa bellissima novità per il primo trimestre di gravidanza, per essere insomma, non so, per scrupolo, per scaramanzia. Si sa che i primi mesi sono quelli un po' più delicati, quindi abbiamo tenuto la notizia per noi, ho aspettato proprio sui social a dirlo quando sono entrata nel quarto mese, perché sono all'inizio del quarto mese, mentre invece in famiglia non a tutti l'abbiamo annunciato subito e siamo stati contenti di aver aspettato, perché nel corso di questi mesi, o meglio circa 3 settimane fa, ho fatto il test del DNA fetale per vedere che fosse tutto ok e quindi abbiamo aspettato anche l'esito del test prima di dare l'annuncio ad amici e parenti, che sono stati tutti contentissimi della bellissima notizia. Tra l'altro poco fa è arrivato anche questo body con la scritta Baby 2022, bellissimo. Cioè, vedere i body, questi vestitini, iniziano a farmi realizzare di quello che sta succedendo, perché devo ammettere che in realtà ancora adesso a volte fatico a realizzare di questa super novità. Quando ho fatto il test di gravidanza non ho realizzato, cioè ho visto il test che ho ancora, perché ovviamente l'ho conservato, adesso qua mi è caduto tutto, l'ho conservato. Ho fatto il test della Clear Blue, lo che indica sia la scritta incinta che non incinta e anche le settimane. Dopo 24 ore, con mio grande dispiacere, la scritta sul display sparisce, però comunque ho conservato il test di gravidanza come ricordo. Ho fatto anche un video perché ho voluto filmarmi mentre facevo il test, quindi ve lo lascio. Come avete potuto vedere, sono rimasta ovviamente molto stupita, l'emozione di vedere incinta è molto molto forte, però non ho pianto, mi aspettavo di piangere, di commuovermi, invece così non è stato. Mi sono leggermente commossa, ma neanche più di tanto, quando l'ho annunciato a sé e anche con lui alla fine. È stato un annuncio proprio molto naturale, spontaneo e neanche programmato, perché la mia idea è sempre stata quella di fargli una sorpresa una volta avuto un test positivo, organizzando un regalino, una scatola con dentro il test di gravidanza, magari le scarpine o qualcosa di simbolico. Ma credetemi che quando ho visto il test di gravidanza positivo ed era un sabato mattina, io sono riuscita a resistere 2 ore e dopo, prima che lui andasse a giocare a padel, ho nascosto il test di gravidanza nello zaino e praticamente la scoperto così. Anche di quello ho fatto una breve clip, ho cercato di nascondere il telefono per non farmi sgamare, lui in realtà non si è accorto di niente, quindi il video non siamo perfettamente nell'inquadratura e tutto, però è sicuramente un bellissimo ricordo, quindi vi lascio anche questo. Cosa, guarda bene di dentro, no? Perfetto, davvero? Positivo? Davvero? Grande! Davvero, mi prendi a dire? No, mi prendi! Non è uno scherzo, eh? Non dico 2-3 settimane.
No, tutto meglio. Lui non ci credeva, ha dovuto leggere due volte, mi ha anche chiesto se fosse uno scherzo. Ha guardato, mi ha detto è uno scherzo, ma è uno scherzo? Gli ho detto no, non è uno scherzo. E quella mattina lui aveva preso anche le frittelle con la crema pasticcera, e le ha portate a casa. Io stavo per mangiarne una, poi mi sono detta no cavolo, sono incinta, non posso mangiare le frittelle perché non posso mangiare la crema. Quindi gli ho detto no, adesso non ho voglia, sono piena, le frittelle le mangio a pranzo. Invece poi prima di pranzo gliel'ho detto, quindi non le ho mangiate. Poi il giorno stesso non sono riuscita a tenerlo soltanto per me e per lui, e ho portato il test di gravidanza a mia sorella. Le ho fatto così e le ho fatto vedere l'esito, e anche lei è rimasta stupita, non se l'aspettava minimamente, e insomma è stata felicissima, anche perché diventerà zia per la prima volta. Qualche giorno dopo è stato il compleanno di mia mamma, esattamente il mercoledì. Noi abbiamo scoperto della gravidanza il sabato, quindi 5 giorni dopo, prendendo la scusa del compleanno di mia mamma, sono andata a casa dei miei genitori con una scatolina, fingendo di portarle un regalo di compleanno, e invece all'interno c'erano delle calzine. Vi mostro come ho deciso di dare l'annuncio ai miei genitori. Utilizzerò questa scatolina di Saint Laurent e all'interno andrò a mettere il regalino vero e proprio, che andrò a nascondere ancora meglio con questa carta velina, così ci metteranno qualche secondo in più a capire di cosa si tratta. E abbiamo preso queste calzine meravigliose con le stelline. Ovviamente siamo stati sul neutro perché siamo ancora all'inizio, quindi non sappiamo ovviamente il sesso. Quanto sono belle e quanto sono piccole, cioè sono minuscole. Ci hanno messo 2-3 secondi quando hanno visto le calzine per capire, per realizzare. Poi alla fine contentissimi, anche loro non se l'aspettavano minimamente. E qualche giorno dopo, semplicemente per una questione di organizzazione, l'abbiamo detto ai genitori di Ste. Successivamente, dopo circa 2 settimane, abbiamo fatto l'annuncio al fratello di Ste con la rispettiva famiglia, e per annunciarlo abbiamo fatto fare dei cupcake con la scritta bebè in arrivo, magari vi metto una foto, mentre sia per appunto i miei genitori che per i genitori di Ste abbiamo utilizzato lo stesso metodo, ovvero le calzine. E anche i miei suoceri non se l'aspettavano, felicissimi, anche se loro in realtà sono già nonni da parecchio tempo, però insomma è sempre una bellissima, bellissima notizia, non vedevano l'ora di diventare nonni anche dalla nostra parte. Mentre con la fine del terzo mese l'abbiamo detto a tutti gli altri parenti e agli amici, tutti contentissimi. C'era chi se l'aspettava, chi invece no, un po' anche come voi, perché in diversi mi avete scritto io me lo sentivo, me l'aspettavo. Devo ammettere che qualche piccolo segnale, qualche piccolo indizio nelle ultime settimane ve l'ho dato, all'inizio no, ma verso le ultime settimane qualche frecciatina l'ho lanciata, anche se non sono andata proprio nel dettaglio, e quindi alcune di voi l'hanno percepito e l'hanno capito. Tra l'altro ci tenevo tantissimo a ringraziarvi anche qui, perché mi avete inondato di messaggi, di congratulazioni. Vi ho proprio sentite molto molto vicine, sentite e sentiti, perché c'erano anche tanti ragazzi che hanno commentato, quindi davvero vi ringrazio di cuore. Noi siamo ovviamente contentissimi, era una cosa che ovviamente volevamo, quindi siamo davvero molto molto felici. E nulla, la pancettina al momento c'è, però non più di tanto, nel senso sono leggermente gonfie, potrei sembrare semplicemente più che incinta, un po' gonfia, come se avessi mangiato tipo parecchio, però sicuramente so che prima o poi esploderà, ma al momento sono contenta che sia piccolina. Io sono già a casa, tra l'altro sono in maternità ormai da un mesetto, dalla prima ecografia. Che mesetto? Ormai un po' che sono a casa. Sono a casa dal 15 marzo, quando ho fatto la prima ecografia, ed è stata emozionante. Pensavo di piangere all'ecografia, invece non mi sono commossa. In realtà il momento lacrimone non l'ho ancora avuto, se non quando ho scoperto dal DNA fetale che era tutto ok. Lì devo ammettere che poco prima di scoprirlo
ho avuto un po' di ansia. Al momento abbiamo fatto soltanto due ecografie. Vi faccio vedere la prima, anche se era un fagiolino o una fagiolina, perché poi io parlo, in realtà parlo sempre al maschile, ma semplicemente perché parlo di feto, però non sappiamo davvero ancora il sesso. Quindi sarà, penso, questione di forse una settimana, non di più. Prima ecografia, quindi era davvero piccolo, piccolo, piccolo. E alla seconda ecografia invece abbiamo sentito il battito e l'abbiamo visto, muoveva le braccia, le gambine. E niente, questo è quanto. Magari se avete delle domande che volete farmi dedicate alla gravidanza, ai primi mesi, ai sintomi, insomma a quello che volete, lasciatemele pure. Magari poi registrerò un video dove rispondo alle domande. Vorrei fare questa cosa anche su Instagram, quindi magari andate a seguirmi anche lì, così apro la box, mi lasciate tutte le domande che volete, poi risponderò sia su Instagram ma in modo più sintetico, e poi farò un video un po' più dettagliato qui su YouTube. Ovviamente non parlerò soltanto della gravidanza, ma continuerò a parlare anche di arredamento, di casa, pulizie, abbigliamento, insomma di tutto quello che ho sempre parlato. Però entrerà a far parte dei miei contenuti anche questo argomento, perché ora fa parte della mia vita quasi a 360 gradi, è proprio un'esperienza molto forte, emozionante, e sto cercando di vivermela nel miglior modo possibile fin da quando l'ho scoperto, e sono contenta perché per ora sono davvero molto molto serena, non mi sono quasi mai preoccupata di niente, sono sempre stata molto positiva, quindi spero di portare questa positività fino alla fine della gravidanza. Io nulla, vi ringrazio ancora tantissimo di cuore, vi mando un grandissimo bacione, noi ci vediamo molto presto con un nuovo video. Ciao!